Vediamo se riesco a essere sintetico. Parliamo ancora di immigrazione, visto che il problema si continua a porre. E c'è questo divario tra buoni, buonisti, vengono chiamati quelli che in qualche modo cercano di aiutare, di favorire, di rendere meno drammatico questo processo, e i realisti, diciamo così, quelli che tendono alle chiusure, a frapporre barriere, a respingere. La cosa che noto è che comunque continua a mancare un progetto. L'altra cosa è che questo fenomeno andrà avanti comunque da solo e che più si cerca di contrastarlo male, in maniera cattiva, chiudendosi, più le conseguenze di questo fenomeno rischieranno di farsi drammatiche perché non è arrestabile, secondo me. Ed è una cosa con la quale comunque ci dobbiamo confrontare. Sì, l'obiezione che si sente è quella più banale, no? E dice tienteli a casa tua, no? Allora, da questo punto di vista, per esempio, una cosa non è stata fatta. Non è stato fatto, per esempio, un censimento di quante famiglie, di quante persone sarebbero disposte ad ospitare un immigrato nella propria casa. In Germania, per esempio, c'è anche un altro tipo di accoglienza, che è quello, è un nome tedesco che non mi ricordo, comunque è quello di ospitare queste persone tipo negli appartamenti per studenti o quegli appartamenti che vengono condivisi e dove magari c'è una stanza libera e questa stanza libera potrebbe o viene offerta in Germania gratuitamente a coloro che ne hanno bisogno, ovviamente temporaneamente. Ovviamente non è possibile delegare al singolo la gestione di un fenomeno. Ci vuole comunque una gestione da parte dello Stato, al quale paghiamo, almeno chi le paga, fior di tasse, oppure una mediazione da parte dello Stato. Lo Stato deve gestire, deve regolare questo fenomeno e poi ci può essere anche uno spazio per quello che sono i singoli, volontariato, insomma. Come si potrebbe, cosa non è stato fatto? Non è stato fatto un censimento di chi sarebbe disposto a ospitare persone, famiglie, comunità, stanze libere in appartamenti condivisi. Un censimento di che spazio ci sarebbe da questo punto di vista non è stato fatto. Si fanno sempre delle illazioni, nessuno li ospiterebbe, oppure, ma insomma, chi se li porterebbe a casa propria? Però sapere effettivamente quanto posto ci sarebbe nelle case dei privati o comunque case non pubbliche per ospitare queste persone. Ovviamente quindi distribuendole nel territorio, ospitarne una in una casa, una in un'altra, due, dipende insomma. Allora, primo punto, un censimento, sapere di quanti posti sarebbero disponibili, di quante persone in Italia sarebbero disponibili a ospitare temporaneamente una persona, insomma. Quindi a dare una sistemazione decente. Ma come incentivare questo fenomeno e qual è la parte che deve fare lo Stato a questo punto? Il problema è quello di non abbandonare la famiglia a se stessa che ospita la persona, che magari non si sa bene chi sia questa persona, insomma, e nello stesso tempo non abbandonare la persona nelle mani di una famiglia che potrebbe avere le migliori intenzioni, ma che poi potrebbe avere anche i comportamenti meno adeguati. Da questo punto di vista può intervenire o può esserci un ruolo importante da parte dei comuni, delle loro strutture, servizi di assistenza sociale, mettiamo. Cosa si potrebbe fare dopo aver fatto il censimento e quindi sapere dove collocare queste persone? E ovviamente queste persone si portano dietro anche un assegno, diciamo così, la comunità, lo Stato, l'Europa, chi è? Paga, insomma, queste 900 euro che vengono pagate per queste persone e che fino adesso andavano, fino al momento degli scandali, non so, forse ancora continuano ad andare a queste comunità dove questa situazione viene gestita, vediamo, così male e in modo così speculativo. Allora, una distribuzione capillare nel territorio, ovviamente su base di accoglienza volontaria, di disponibilità all'accoglienza. 900 euro a disposizione al mese per una persona che viene accolta. Una struttura, il comune,
garantisce entrambi i contraenti, insomma, di questo, diciamo, chiamiamolo contratto, l'ospitante e l'ospitato, che quindi fa da mediatore, da elemento terzo. Questi 900 euro possono essere dati alla famiglia che li ospita in cambio delle spese, in cambio di tutta una serie di cose e dell'accoglienza che dà, se questo immigrato, diciamo, poi se ne sta senza far niente. Ma evidentemente in una situazione, diciamo così, ideale, se si realizzerà, sarà possibile realizzarsi, questa famiglia potrebbe trarre un utile anche da un lavoro temporaneo di questa persona che ospita, no? E intanto questa persona impara, diciamo, a fare qualcosa, a darsi da fare nella comunità che lo accoglie. Ovviamente non in maniera gratuita e neanche in condizioni di sfruttamento. Da questo punto di vista è necessario un garante. Allora bisogna rendere possibile dei contratti temporanei che non abbiano normative proprio in funzione dell'immigrato, insomma, no? L'immigrato deve poter trovare uno spazio di lavoro, diciamo così, deregolamentato, a termine, per 6 mesi, diciamo così, finché non si sistema, finché non impara a fare qualcosa, insomma, secondo me, è semplicemente una mia opinione. Allora, in questo modo potrebbe non. Questo lavoro, diciamo così, è esente da tasse e viene pagato una quota che può essere stabilita giusta, non lo so, 7 euro all'ora, 8 euro all'ora, quello che adesso prende una persona che si dedica a fare le pulizie nelle case altrui, per esempio. Allora, in base alle ore, l'immigrato potrebbe mettersi in tasca una parte di questo lavoro e la famiglia che lo ospita giovarsi del lavoro dell'immigrato. Quindi di queste 900 euro, per esempio, potrebbe essere che ne rimangono 400 alla famiglia ospitante e 500 vanno in tasca all'immigrato. Ovviamente una cosa regolamentata a termine per 6 mesi, senza che questo corrisponda ad altri tipi possibili di contratto, insomma, una cosa soltanto temporanea per affrontare l'emergenza, intanto, insomma, no? E poi si vedrà che altro tipo di contratto successivo sarà possibile fare, ma intanto l'immigrato potrebbe avere in tasca qualcosa in più, qualcosa che gli serve, cominciare a inserirsi in una comunità, cominciare un dialogo tra culture diverse, cominciare a conoscersi in maniera diversa che essere concentrato in un piccolo campo di concentramento. Quindi fare qualcosa e ricavarne un qualcosa per questo lavoro. La famiglia che lo ospita potrebbe avere un aiuto e nello stesso tempo come dire, un contributo per affrontare le spese dell'ospitalità. Una piccola cosa, non sappiamo quante saranno le famiglie che potrebbero essere disposte a ospitarli in Italia, però visto anche i gesti, il volontariato che si sta facendo, insomma, visto che ci sono, che c'è una comunità trasversale di buonisti, forse anche buoni, insomma, che si prendono cura del fenomeno, che riconoscono che queste persone sono persone, che quindi vanno aiutate, non vanno abbandonate a se stesse e, come dire, non va fatto di loro un fenomeno da bandire, da escludere, da espellere, un qualcosa che il fenomeno c'è. Proviamo a fare un censimento reale di quella che potrebbe essere una disponibilità. Affidiamo ai comuni un compito, agli assistenti sociali, insomma, no? Di essere garante sia per l'immigrato che non deve essere sfruttato in questa situazione, sia per la famiglia che deve essere protetta nel momento in cui qualcosa non va, che quindi possa essere anche un elemento dirimente eventuali controversie che possono nascere in questa situazione legata all'ospitalità, che diano, diciamo, un minimo di garanzia anche alla famiglia che ospita e nello stesso tempo un minimo di garanzia all'immigrato, che non deve essere ovviamente sfruttato. Vita in una piccola comunità, il rapporto con il diverso è un rapporto che quando è ben gestito è sempre un qualcosa che fa crescere non soltanto l'ospite, ma anche chi lo ospita. È un elemento di crescita culturale reciproca, insomma, è un elemento che potenzialmente
si potrebbe rendere una popolazione, potrebbe rendere le famiglie che si offrono da questo punto di vista molto più ricche. E nello stesso tempo, in 6 mesi, una persona, un immigrato, ha il tempo di capire l'ambiente dove vive, di cominciare a masticare un po' la lingua, di muoversi, di vedere la comunità e di decidere poi dove andare, cosa fare poi della sua vita, di capire quanto la comunità in cui è arrivato è in grado di soddisfarlo, ma anche in grado di creargli delle possibilità, insomma, di elaborare anche tutto quel nuovo che non conosceva, ma che ha affrontato, è presumibile per necessità, nel momento in cui arriva qui. Quindi questa è una mia proposta, oltre che alle strutture pubbliche, delle quali poi i comuni, come è successo qui a Padova, non vogliono farsi carico, vanno a respingere persino i minori, insomma, in maniera squallida. Ma partiamo anche da un censimento serio, da capire quanti in realtà sarebbero disposti, e da questo punto di vista, che tipo di accoglienza sarebbero disposti a fare. Penso anche a piccole comunità agricole, piccole aziende agricole, anche a conduzioni familiari, che potrebbero trarne beneficio e che potrebbero inserirli in uno spazio lavorativo, insomma, se è a disposizione un tipo di rapporto di lavoro speciale per queste persone, sempre molto a termine, molto localizzato, insomma, per dare in modo a queste persone intanto di inserirsi. Sono cose che poi vanno studiate nei dettagli, vanno viste a tavolino, insomma, le cifre vanno definite, come dire, tante cose, però, insomma, non potrebbe essere questa una proposta fattibile, che non fa violenza a nessuno e che anzi potrebbe dare la possibilità a chi si sente buonista in questa situazione di mettersi in gioco, insomma, di mettersi in gioco, e già si mettono in gioco, insomma, ma anche di, come dire, di non avere solo un ruolo di, pur così importante, insomma, no? Di dare quel piatto di minestra in piazza, insomma, ma anche di, come dire, di stabilire un rapporto anche individuale più continuo con una persona, insomma, no? Con un altro che viene da un'altra cultura, da un'altra realtà e che si trova a vivere in una situazione di grande disagio. Proviamo a immaginare cosa succederebbe di qualcuno di noi se andasse sentendosi non voluto in un posto qualsiasi, senza niente, dopo aver investito tutto, dopo aver lasciato situazioni disastrose alle spalle, insomma, no? Come ci sentiremo, insomma, in questa comunità che non ci vuole, in cui non sappiamo cosa fare, non sappiamo come inserirci, in cui non vediamo prospettive, insomma, non... in cui rimaniamo delusi, magari ci eravamo fatti delle aspettative, e invece troviamo che tutto ciò è ostile, insomma, e magari non capiamo neanche perché in realtà ci vogliono così male. Bene. Fatemi sapere cosa ne pensate. Questa cosa l'avevo pensata un po' di tempo fa, ma non avevo fatto un video, però vedo che lo sento ogni tanto che si propone qualcosa che assomiglia a questo, non di strutturato però, non di organizzato, ma insomma che il discorso dell'accoglienza nell'ambito delle famiglie, insomma, viene sempre più fuori. E in Germania questa esperienza invece di queste Zimmer per immigrati è un qualcosa che già funziona, già è attivo. Mi piacerebbe sapere, insomma, quanti sarebbero effettivamente se si facesse un'indagine seria, insomma, non ufficiale, che offrirebbero realmente la loro disponibilità nella propria casa ad accogliere una di queste persone.
o due, dipende.